Oggi il Movimento 5 Stelle nella persona del candidato sindaco Nicola Lagrutta presenta l'assessore designato territorio e ambiente Giuseppe Angelo. Come nasce questa scelta? La scelta deriva dal fatto che il Movimento 5 Stelle a Mazara ha deciso di farsi una partita di altissima qualità. Vedete, io ho 45 anni, mi capita nella vita di una persona veramente raramente di potersi candidare a sindaco. Ho avuto questa grande opportunità che voglio tradurre in un'opportunità per la città, e quindi la qualità della giunta non poteva che essere altissima. Nessuna logica di scambio, nessuna logica di poltrone, ma tecnici altamente qualificati in grado di supportare e portare avanti un programma che verrà realizzato. Nell'alveo di questo programma ci sono diversi ambiti e diverse competenze da poter esprimere ed espletare. Ecco perché ci serviva un ingegnere altamente qualificato, un ingegnere che si occupa di infrastrutture, un ingegnere civile che si occuperà sicuramente di territorio e ambiente, di tutela delle falde acquifere, si occupa anche, perché ha molta esperienza nell'ambito, nel campo dei rifiuti. Lui è Giuseppe Angelo. Quali progetti su Mazara del Vallo? Ma indubbiamente noi dobbiamo cercare di riesumare l'identità civile, l'identità umana di questa città, dei cittadini di Mazara del Vallo. I progetti che cercheremo di attuare in linea con il programma politico di Nicola Lagrutta e del Movimento 5 Stelle, che condivide perfettamente quelle che sono le tematiche principali del territorio e dell'ambiente, certamente sono legate ad una conoscenza profonda del nostro territorio. Noi il territorio di Mazara del Vallo non lo conosciamo nelle sue caratteristiche fondamentali. Noi abbiamo intenzione di implementare un sistema informativo geografico che faccia conoscere le anomalie, le criticità, tutte le caratteristiche e le risorse di questo territorio. Nel programma si parla per esempio di piano amianto. Il piano amianto come lo si può portare avanti, come lo si può espletare? Certamente conoscendo le situazioni che riguardano la problematica dell'amianto. Dobbiamo andare noi ad individuare tutte quelle infrastrutture, quelle strutture presenti nel territorio di Mazara del Vallo che sono caratterizzate dalla presenza presunta, o comunque dalla presenza poi attraverso monitoraggi e attraverso dei test che potranno essere fatti, che presentano proprio strutture in amianto. I tetti, attraverso per esempio aerofotogrammetrie o immagini satellitari, che oggi queste immagini satellitari noi le abbiamo più o meno a portata di mano. In questo caso verrà scandagliato il territorio mazzarese, verranno individuate e catalogate tutte queste strutture, i tetti, i serbatoi eventualmente presenti nella città di Mazara del Vallo, e verranno archiviati. Si farà un sistema informativo. Questo sistema informativo sarà interrogato, potrà essere interrogato dall'amministrazione, non soltanto dal settore lavori pubblici o lavori privati o territorio ambiente, ma anche da tutti gli assessorati. Questo sistema informativo è collegato certamente alla più ampia digitalizzazione della pubblica amministrazione. Fra l'altro la digitalizzazione della pubblica amministrazione è un capitolo particolare della legge di bilancio del 2019, ormai legge dello Stato. Quindi il programma di Nicola Lagrutta è in linea con quello che è il programma nazionale dell'attuale governo. Il Movimento 5 Stelle continua a crescere, quindi? Continua a crescere con risorse importanti che si occuperanno non solo di amianto, si occuperanno di tutela delle acque, delle falde acquifere. Si occuperà l'ingegnere Angelo, si occuperà anche per esempio dei cantieri che in città vengono aperti, e quindi praticamente l'avete visto, il rifacimento continuo e ciclico per esempio delle strisce pedonali sull'asfalto, sul lungomare. Credo che con una persona molto esperta, che sarà in grado anche di capire
fare bene e di portare avanti i lavori nel modo giusto, come l'ingegnere Angelo, non si verificherà più in città. Naturalmente la sua attenzione, la sua professionalità riguarda molti ambiti, riguarda anche il piano del settore dei rifiuti. Lì vogliamo portare avanti la strategia rifiuti zero, gradatamente, perché non è una cosa che si può fare nell'immediato e subito, ma piano piano, passo passo. Il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in città verrà migliorato, ulteriormente migliorato, portato a livelli altissimi, con servizi per i cittadini che consentono veramente di avere una città e un territorio pulito, godibile, in modo tale che sia una città ben organizzata dal punto di vista dei servizi, non solo per i cittadini ma anche per i turisti, perché poi è tutto collegato, perché se una città è bella e se gli amministratori pubblici locali curano la bellezza della città, e allora credo che sarà facile anche prendersi cura dell'economia di questo paese, di questa città. Da questo punto di vista ce la siamo giocati veramente in grande qualità, spero che i cittadini accolgano favorevolmente il nostro progetto e votino 5 Stelle.